Siamo oggi con Tonio Tondo, un ex alunno della nostra scuola, e con queste interviste e anche con le altre daremo modo di conoscere meglio la nostra scuola in previsione anche dei 100 anni. E quindi volevamo chiederle, lei ha avuto modo di frequentare il nostro liceo? In quali anni? Dal 1964 al 1969, sì, 5 anni, sì. Principalmente, cosa ricorda del panorama, sociale nel quale lei ha svolto i suoi studi? Eravamo nella fase di formazione, di incubazione della protesta giovanile del 1968. Ricordo che proprio tra il 68 e il 69 abbiamo fatto anche un'occupazione della scuola, ma non perché non eravamo contenti dei professori, ma perché in tutta Italia i giovani protestavano contro il vecchio modello di sistema politico, sociale, economico. Invece del suo primo giorno di scuola ricorda qualcosa? Ricordo tantissimo, ricordo innanzitutto i miei compagni di classe e non solo. I compagni di classe, ognuno dei quali, ciascuno dei quali ha preso la sua strada di vita, ecco, ognuno con la propria scelta al quinto anno di frequenza delle diverse facoltà dell'università. E ancora oggi, quando ci sentiamo, è una gioia, è veramente gioia. Ecco, la parola che è emozione. Ma anche gioia, emozione e gioia insieme, grandissima empatia nella classe, riconoscimento. Ricordo soltanto i primi giorni, sono stati giorni un po' difficili perché la domanda era: ma come saranno i compagni? Con chi mi siederò? Chi si metterà a fianco con me? Ecco, le cose, ci guardavamo negli occhi, vedevamo un po' le reazioni. E sperimentavamo le prime amicizie, veramente stupendo. Mentre per quanto riguarda il suo rapporto con i professori, com'era? E poi, a parte l'aspetto didattico-disciplinare, cosa le hanno insegnato dal punto di vista umano? Mi hanno insegnato tutto, mi hanno insegnato a vivere. Ricordo la professoressa Palasci, che insegnava italiano, stupenda, straordinaria, bravissima, intelligente, empatica. Ah, e poi ricordo la professoressa Trotta, poi ricordo, io ho fatto tedesco, ho studiato il tedesco al liceo scientifico Cosimo De Giorgi, il professor Pagliarulo, è stato una persona che aveva conosciuto il campo di concentramento nella seconda guerra mondiale e quindi lui ci insegnava il tedesco, erano anni difficili, ma erano anche anni ricchi di speranza. I professori, tutti i professori, mi hanno insegnato a vivere e mi hanno indicato la strada per la felicità, perché il nostro obiettivo di vita è la felicità, è il bene, è una vita spesa bene, impiegata bene, in maniera tale che noi ci automotiviamo all'esistenza, attraverso ovviamente il riconoscimento dell'altro, perché da soli non ce la facciamo. Abbiamo bisogno di riconoscerci nel volto, negli occhi e anche nella vita degli altri. E questo può essere possibile se riconosciamo l'identità dell'altro nella sua autenticità e nella sua originalità. Identificarsi nell'altro significa arricchire se stessi. E se oggi potesse fare di nuovo questa scelta, ecco, risceglierebbe il liceo scientifico? Senza pensarci neanche 3 secondi, ecco, no, 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 subito, un'altra volta, liceo scientifico, De Giorgi, Cosimo De Giorgi, perché l'ho detto prima, nel nome, nel titolo, c'era già il tema della scuola, è come una sorta di parola programmatica, un nome programmatico, è stupendo, performativo. È un nome performativo. Quando rileggo ogni tanto i bozzetti di viaggio di De Giorgi, bene, questa riscoperta continua dei microcosmi, delle micro realtà,
con il pensiero però globale, europeo e mondiale. Si può stare con i piedi nella nostra terra, studiando nella nostra terra, ma con il pensiero globale. Tutto il mondo, siamo cittadini del mondo. E poi mi hanno insegnato un'altra cosa fondamentale, l'importanza delle istituzioni, perché il liceo scientifico è veramente la scuola che prepara la futura classe dirigente. Questo è un grande tema. Questa mattina non l'abbiamo affrontato perché non era il caso, perché il tema era un altro. Però la realtà è che il liceo scientifico prepara bene la futura classe dirigente. E la classe dirigente non è soltanto la classe dirigente politica, non è soltanto la classe dirigente burocratica, ma anche la classe dirigente delle professioni, della società, dei rapporti sociali. Quindi una classe dirigente che si fa carico di aprire nuove strade, nuovi percorsi di vita, sia a livello locale, ma anche nel rapporto tra il microcosmo locale e l'interazione globale. Così dobbiamo allenare il nostro cervello, la nostra mente, essere legatissimi alle storie nostre, ma senza essere prigionieri di quelle storie, ma arricchendole, come dicevano gli antichi greci. Sono pronto a partire. Ulisse è così, sono pronto a partire. Quindi la mia piccola patria, posso uscire dalla patria. Lui in realtà non voleva tornarci, probabilmente c'è qualcosa che ci ha nascosto Ulisse, però chi ha motivo di tornarci saranno i genitori, saranno gli antenati, saranno gli amici. Benissimo, si torna sempre nella piccola patria. A quell'epoca a quale carriera lavorativa futura aspirava? È contento di aver fatto la scelta del giornalismo? Io ho fatto 2 mesi di ingegneria a Bari, ingegneria meccanica, e ho capito però dopo 2 mesi che non era la mia vocazione. La mia vocazione era una vocazione culturale nel senso umano della parola, sociale, nel senso che di studiare la società, e nello stesso momento di interessarmi della vita collettiva. Ebbi la fortuna di leggere un libro stupendo. Erano le prime copie di questo libro che circolavano, di Alexis de Tocqueville, che era un personaggio molto importante della Francia della prima metà dell'Ottocento, quindi era nato, mi sembra, nel 1806 e quindi era nato subito dopo la Rivoluzione francese. E lui fece un viaggio nel 1838 negli Stati Uniti d'America, viaggio in America, e ha scritto poi una grande opera che si chiama La democrazia in America. E mi colpì l'inizio, l'incipit del suo reportage. Arrivava nei villaggi, dice io arrivavo nei villaggi degli Stati Uniti e vedevo che la prima costruzione riguardava la chiesa, la seconda costruzione riguardava la tipografia per far uscire il giornale del villaggio, perché doveva informare tutti i soggetti, tutte le persone della comunità di tutto quello che avveniva, anche nella vita collettiva, nelle speranze, negli obiettivi, nelle sfide da affrontare. Queste pagine mi colpirono tantissimo e lì ebbi la prima conoscenza di che cos'era il giornalismo. E quale consiglio darebbe invece a uno studente che oggi si sta indirizzando verso una scelta universitaria in ambito, appunto, in un ambito legato al giornalismo? Assecondare la propria sensibilità, la propria passione, assecondare i propri sentimenti, le proprie emozioni. Per essere felici bisogna mettere insieme la mente e i sentimenti, lo spirito. Ognuno di noi ha uno spirito, anche chi non se ne accorge, anche il cattivo ha uno spirito. Probabilmente lui è il più fragile perché non ha ancora scoperto il suo spirito. Dicevano gli antichi greci, il daimonen, cioè chi ha lo spirito buono che ci accompagna nella vita, che
che qual è lo spirito buono che ci aiuta a vivere bene e a dedicare bene il nostro tempo. Dobbiamo realizzare famiglia, pensiamo come devo dire, al fidanzamento, è giusto, al compagno di vita, al compagno di viaggio. È chiaro che se andiamo insieme nella vita è più facile essere felici. Se vado solitario nella vita, in solitudine, probabilmente sarà più difficile conquistare, a meno che non sia un monaco del deserto, al quale piace stare da solo con Dio e colloquiare tutto il giorno con Dio per purificarsi. Però sono eccezioni. In realtà noi, come dicono gli antichi greci, siamo dei soggetti orientati al sociale. Invece, a parte oggi, da quando è uscito appunto dal De Giorgi, ha mai avuto occasione di incrociarsi con il suo liceo? Con il mio In liceo. altri ambiti? Allora, io quando passo a piedi, mi piace passare a piedi dalla Cosimo De Giorgi e lo guardo. A volte vedo anche un po' le scritte che ci stanno e mi fermo. Poi se c'è il portone aperto mi avvicino e guardo dentro, perché mi emoziona sempre questa cosa. E poi De Giorgi mi accompagna perché, ripeto, c'è questo ritorno continuo alla matrice della nostra educazione e all'istituzione. Ognuno di noi ha delle matrici. Questa matrice è preponderante. Senza il liceo De Giorgi io avrei fatto il contadino, perché papà mio diceva: oh, ma tu quando poi la scuola si chiude a giugno, tu torni e lavori con me in campagna perché ho bisogno, va bene. Avevamo fatto il compromesso, va bene, lavoro in campagna, ma senza il liceo De Giorgi non avrei avuto il futuro, perché l'educazione, la formazione, l'istruzione del liceo De Giorgi mi ha consentito di incontrare le persone più straordinarie della vita del nostro paese e d'Europa. Ecco perché ho scelto poi il giornalismo, perché incontrando delle persone, parlando con queste persone, mi hanno offerto l'opportunità di una scelta in linea con la mia sensibilità. E quindi io dico: caro Dio, grazie, perché mi sento un privilegiato. Va bene, la ringraziamo per la sua disponibilità, per averci fatto comunque cogliere molto nel profondo lo spirito della nostra scuola. Grazie mille. Grazie a voi.